il Salone Satellite di Milano, ogni anno io ho un tema. Quest'anno ad aprile il tema era nuovi materiali, nuovo design. E poi al Salone Satellite di Mosca ai ragazzi li dico anche, non è che loro, non è una imposizione, è una partenza perché loro possano, se non hanno, se hanno qualche dubbio, possono elaborare il loro progetto. E vedo che qua l'hanno rispettato perché c'è una tale varietà di materiale, per esempio quello che ha vinto adesso il primo premio, è incredibile la ricerca che ha fatto questa ragazza. Ecco, questo ho trovato molto, molto interessante. Lei ha usato, lei li chiama needles, gli aghi delle varie di pino, coniferi, tutte queste piante che hanno tutte queste, e lì con una resina lì elabora e ha fatto un tavolo e ha fatto una seduta. Tutti i progetti che ho visto erano molto interessanti, innovativi, realizzati benissimo, e poi quindi c'è sempre il grande entusiasmo di ogni generazione di designer, che è la grande molla del Salone Satellite. No? Il Salone Satellite nasce perché persone molto intelligenti hanno capito che c'era una grande energia che era un passo prima dell'incontro con l'industria e che bisognava rendere visibile. Ogni Salone Satellite rende proprio molto chiara quanto vivo sia il design nelle nuovissime generazioni. Questo Salone Satellite di Mosca del 2016 non smentisce tutto questo, anzi, ragazzi belli, freschi, idee nuove, una grande attenzione per la qualità dei prodotti, dei materiali, della disposizione, anche la messa in mostra era eccellente, quindi assolutamente un Salone Satellite di livello internazionale. Si può assolutamente dire, perché è stata la mia prima uscita pubblica. Io ho portato al Salone Satellite quella che era in quel momento la mia tesi di laurea, quindi non avevo nessun altro progetto a parte quello. La lampada che era incassata nel muro con una forma molto fluida, erano le prime ricerche che si facevano con il disegno digitale, era il 2004, poco tempo fa, ma 12 anni dal punto di vista del progetto, oggi sono tanti anni, no? sono cambiati tantissimo. Sì. E gli oggetti in questi ultimi 10 anni. E poi da lì in realtà i miei progetti hanno preso strade completamente diverse, ma è stato uno start molto importante. È un grande impegno per un giovanissimo che ancora non lavora, affittare uno spazio a Milano, produrre i prototipi, metterli in scena, ma davvero è un grande teatro, perché proprio in quella occasione ho conosciuto Beppe Finessi, che è un giornalista, un critico del design molto celebre e che io ammiravo moltissimo. Lui scriveva su Abitare, le sue pagine per me erano tra le più belle, e lui vide il mio lavoro, se ne innamorò e scrisse un articolo bellissimo su Abitare pochi mesi dopo. E proprio oggi, 12 anni dopo, Beppe Finessi è il curatore della mostra che è stata più visitata in triennale, e io ero uno dei progettisti invitati assieme a grandi miti come Alessandro Vendini, Umberto Riva, Fabio Novembre. Quindi sicuramente è bellissima la traiettoria che ho cominciato con il Salone Satellite, che è davvero un grande teatro di massima visibilità, e con gli stessi attori, con le stesse persone che lì mi hanno scoperto, ci siamo rincontrati in un punto invece di maggiore maturità. Però è un dialogo che si costruisce assieme. In realtà i progetti più belli si fanno con alcune persone che hanno idee diverse dalle tue e con cui però si riesce a dialogare. Quindi tra i progetti a cui sono più affezionato sono legati a clienti a cui piacevano cose che a me non piacevano, però ci capivamo. Io non uso tantissimi colori nei miei progetti, un mio cliente invece aveva una casa piena di colori. Proprio quell'incontro lì ha prodotto dei nuovi pavimenti, una riscoperta di tecnologie tradizionali riportate invece con un uso più attuale del materiale, dei colori. L'incontro col cliente porta a scenari nuovi, sia il cliente che poi abita in uno spazio che lui non avrebbe mai potuto immaginare da solo, sia il progettista che nel confronto con la realtà, con altre persone, col dialogo, riesce a creare scenari che sono reali ma sono anche inediti. Sicuramente il lavoro del costruttivismo russo è parte della mia formazione, è un'impostazione tettonica dello spazio
è quello che amo e che riesco a costruire meglio. Poi ogni progettista, sai, non è una strategia, tu non scegli di essere un progettista di un certo tipo. Quando devi lavorare con lo spazio, che è una materia invisibile, devi mettere le mani dove riesci a metterle. E io riesco a costruire lo spazio con questo linguaggio tettonico con molta confidenza. Se lavoro così riesco a capire che lo spazio comincia a prendere forma, dimensione, estensione, qualità, che si creano delle relazioni tra gli oggetti e le persone in quegli spazi. Io non credo, a me piacciono le cose belle e casa mia non ha uno stile definito, c'è un mix di cose. Guarda, i ragazzi mi fanno, sono molto carine, mi regalano cose che però io non posso più metterle a casa, perché io ho una casa piena di cose che mi trascino da tutto, perché amo non amo buttare via le cose. Allora casa mia è un mix di cose, però sì, ho qualcosa dei giovani, ho tante cose di design italiano, i pezzi che ho amato da quando sono arrivata in Italia o quando ho cominciato a conoscere il design. Sono dei pezzi che mi porto in tutte le case quando mi trasferisco. No, pezzi antichi no. Io ho solo un disegno di un artista che si chiama Antonio Falcone, che è un capitello in matita bellissimo. Però io ho a casa mia, non so, il pezzo che ho. Primo pezzo che ho comprato, perché adoravo, io amo gli specchi, e io ho Le Grand Transparent di Mangret, che è un pezzo, quello specchio ovale che adoro, e poi io ho una poltrona dove mi siedo a leggere ed è la Vanity Fair. E ho la Vanity Fair molto speciale perché credo di essere l'unica che ce l'ha in pelle rosa. Perché allora, quando il presidente della società Poltrona Frau, che mi ha detto: Marva, stiamo facendo questo, il tessuto, il colore, io gli ho detto: guarda che io la voglio in pelle rosa, e un giorno mi è arrivata, perché gli ho detto che la Vanity è una signora e la signora si veste in rosa. No, guarda, io non è banale quello che sto dicendo, io mi diverto a fare il Salone Satellite, è una cosa che mi piace, è una cosa che ringrazio sempre all'allora amministratore delegato del Salone del Mobile, Mario Armellini, quando mi ha chiamato, che sapeva, perché io gli continuavo a dire che i giovani volevano essere all'interno del Salone del Mobile per essere visti dai vari produttori, della stampa internazionale che arrivava. E finalmente un giorno mi ha chiamato e mi ha detto: vedi cosa puoi fare per portare dentro i ragazzi. E ho fatto un progetto ed è nato il Salone Satellite, che l'anno prossimo festeggio 20 anni e che forse lascerò, sarà il mio ultimo satellite. però lascio ai giovani. Comunque no, è una cosa che mi diverte molto, mi entusiasma. Guarda, è qualcosa di così bello per me, il rapporto che si crea tra il giovane e me. Sono, infatti, qualcuno sui giornali hanno scritto che sono la The Mutter of Design, sul giornale tedesco hanno scritto questo, anche in Italia, la mamma dei giovani, capisci? Perché li gestisco quasi come se fossero figli o nipoti miei, e mi diverte, è un grandissimo lavoro. Io sono molto curiosa, vado sempre in giro a vedere, leggo, vedo qua, però mi diverto, non mi pesa per niente fare il Salone Satellite, e mi chiedo, la mia grandissima preoccupazione, quando lo lascerò, chi lo farà? Questa è la mia domanda.